Buonasera, buonasera. Scusate per la mia lunga assenza. Ho passato un po' di fastidi di emicrania e ho deciso, cioè non è che ho deciso, non ne ho avuto tanta scelta e quindi non ci sono stata. Adesso invece siamo a fare merenda. Abbiamo quasi finito, mancano più di 10 merende, perciò se c'è un alimento che volete che utilizzi nelle merende, scrivetemelo nei commenti. Il E countdown. sì, il countdown. E anzi, condividete il video. Se magari qualcuno vi può aiutare, ci può aiutare a trovare alimenti da testare. Ciao Nadia. Il mio Nazgul è qua con me. È troppo bello, è troppo bello. Va bene, no, devo smettere di guardare di là perché sennò sto la mano che va indietro che... Ciao, benvenuti, ciao Barbara. Allora, come avete visto, ma non le fare, shh, che tanto sono abituati. Come avete visto, si parla di cavoli a merenda, di nuovo. Tanto vi faccio vedere. Guardate che carina, non è una frittella, è una roba a forma di cuore che poi ha subito un piccolo intervento nella padella, quindi sostanzialmente piccolo problema. Ciao Erika. Allora, che cosa abbiamo fatto? Una frittella diversa. Ed è buonissima. Ma la castare? No. Come no? Mi vuole rubare la Un frittellina. pezzè più piccolo, ma più piccolo. Buona. Cavolfiore. Sì, cavolo e merenda. E no, amore, per te è ancora presto, te l'ho già detto. Guardate, Ti buonissimo. indovino gli ingredienti se vuoi. Facciamo il toto ingredienti. Cavolfiore, ok. Cavolfiore, ok. Ci ho messo un po' d'aglio. Però secondo me ci starebbe benissimo, ma non avevo voglia di fare una merenda così. Cioè, mi era pesante, poi ve l'ho Vabbè, un detto, non sono po' di stata farina per bene. forza perché devi aver Ci ho fatto messo un pochino l'impasto. di farina, ma in tutta la frittellina, frittella come? C'è un cucchiaino abbondante di farina. Poi Un cucchiaino. ci ho messo una spolverata, ma meno di un cucchiaino di parmigiano. Un filo d'olio per macchiare la padella. E vi dico, ci sarebbe stato anche un pelo di peperoncino. Sarebbe bene aglio e peperoncino. Guardate che sotto, adesso non l'avete vista, però è veramente interessante. Buonissimo. E voi dite, ma davvero ti stai mangiando i cavoli a merenda? E come? E Non come? assicurata, se la mangio. Questa merenda va bene perché sostanzialmente a livello calorico abbiamo molto poco. Abbiamo giusto un cucchiaino di parmigiano, un cucchiaino d'olio che si può evitare e un cucchiaio di farina. No, meno un cucchiaino di farina. E poi le calorie che può darvi. Una rosetta di cavolfiore cotto schiacciato con la forchetta? No, secondo me è una merenda simpatica. E si unisce alle altre frittelle, tra virgolettissime, che farò a mia figlia quando mi chiederà a merenda le frittelle. Così potete rabbrividire tutti. Ma se mia figlia è come me, i cavoli a merenda le piaceranno un sacco. E a vedere da come guarda qualsiasi cosa che mangio, siamo quasi lì per lo svezzamento, a vedere da come guarda tutto quello che mangiamo, direi che apprezzerà anche i cavoli a merenda. Ma Sì, perché adesso le è sicuramente spuntato un dentino e mastica. Quando ci guarda mangiare, gli fa: guarda il cibo che passa, che va verso la bocca e fa. aia, ah, tu mozzico Morde, morde anche pauroso. suo padre. Con quel dentino lì E sarebbe poi la non ha morte. ritegno, dici che vabbè, capisce che c'ha il dentino. Ma Ah! certo che non può capirlo. Ma fa Ma malissimo. smetti di farti Ma no, lo mordere. faccio apposta, le tengo le manine. Sì, perché sennò si gratta. Vabbè, comunque questa frittella è veramente buona. A me piace Piano, fai moltissimo. malissimo. Come se fosse un rasoio in bocca. Quindi condividete il Un dente video. nuovo, guarda. Ragazzi, Tranquilla lì, ragazzi. silenzio. Scusa. Condividete il video se volete far rabbrividire qualcun altro mangiando i cavoli a merenda. Per noi che invece abbiamo imparato che l'orario è una cosa, un dettaglio nella nostra alimentazione, potete condividere il Ma toglimi una video. curiosità. Farai anche gli spunti di mezzanotte nelle dirette. No, perché a mezzanotte si dorme. Tanto più che adesso che ci lascia dormire si dorme. Ok, niente spaghettate di mezzanotte. Niente spaghettate di mezzanotte. Ah, hai visto? È un pasto che non è Disapprovazione. necessario. Però tante Il mio rammarico è solo di non averne fatte una decina.
veramente buona, era buonissima. Comunque, io ho scritto barra aperitivo perché obiettivamente se le fate un pochino più croccantine, un po' più sottili, magari con meno cavolfiore e un pochino più di farina, ciao Claudia, potete servirle all'aperitivo come frittelline e se non avete dei commensali rognosi, è ovvio che se uno già non gli piace il Quindi glielo cavolfiore, dici che è cavolfiore? cos'è scemo? Si sente, è buona ma si sente, cioè deve piacervi. Cipollo. Però a me, vi dico la verità, mi è piaciuta Carezza. tantissimo. Ma se ci schiacci dentro anche una patata? No, Se ci schiacci dentro anche una patata, ma perché ragione? Per fare così perché che? ha maggior ragione. Cioè, puoi avere quello rognoso che ti Ah, dice: che bel fiore, che bel schifo! dici che si sente meno? E beh. Secondo me si sente uguale. Però in realtà come carboidrati c'è già la farina, non è che ci serve anche le patate. Però potete sostituirlo. Infatti, Invece se delle compro un patate, amido la patata, così potete gliela puoi metterci una tenere. patata schiacciata, cotta, già cotta. E l'utilità è che le patate dorano sicuramente di più in padella. Sì, però devi, come dici te, precuocere, perché sennò. Sì, contate che questo cosa succede? Quando avete l'avanzino di verdura che non vuol mangiare nessuno, Due patate bollite, le schiacci. per ogni riferimento, quello che vi lascia la fetta di prosciutto nel frigo, ve lo ricordate quella colazione? Quello è quello che lascia una rosetta di cavolfiore nel piatto. No? Ah, non mi andava più. E tu non vuoi buttarlo via, devi trovare come utilizzare le cose. Questa è una buona alternativa. Ciao Rosa, ciao Roberta. E quindi, vi ripeto, se volete far rabbrividire qualcuno con la merenda, col cavolfiore, condividete il video. E vi condividerò sotto questo video anche la vecchia diretta con la merenda del cavolfiore numero 1, che non era cavolfiore, era cavoli e merenda, ma non era cavolfiore. E basta, boh, direi che va bene così. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao Lella. E Ti giro sono subito. richiesta al fronte. Arrivo, amore. Davvero. Abbiamo imparato a gridare, eh? Dove vuoi andare in diretta anche tu? Sì, vieni, fatti Beh, vedere. vai. Vieni, 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 fatti vedere. Saluta un po' tutti, guardate. Abbiamo la fascetta. Adesso che noi dobbiamo mettere più il berretto perché non fa più freddo, ci mettiamo le fascette. Vediamo quanto ci mette a urlare davanti a se stesso. Ah, sei vista? Di un po', ma il tuo svezzamento lo facciamo vedere? Ti va di Un fare giovedì sacco di alle 13, super cavolfiore. appuntamento. Sì, Lella, brava, grazie dell'assist. Ricordatevi, giovedì 13 e 15 nel gruppo Facebook, però, non qua sul profilo. Facciamo un'altra. Ciao Silvana, ciao, grazie Claudia. Facciamo un'altra storia di una ricciardina speciale e vi annuncio anche, quando non lo sapete, la prossima storia di una ricciardina sarà di nuovo di lunedì, lunedì non ieri, chiaramente lunedì prossimo. Scusate, ve l'ho detto che non sono stata bene qualche giorno. Sarà un bello amore nostro, grazie Lella. Sarà una storia di una ricciardina speciale. Facciamo lo spoiler del perché? No, però è una storia che è da non perdere, quella di lunedì. Spoiler, fai Esatto, non lo un faccio lo trailer. spoiler. Vabbè. Saluta un po'. Saluta tutte le tue fan. Ciao. 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 Adesso non urli più, che ti piace tanto di solito. Dolcissima questa bimba, sì. Abbiamo anche un dentino con cui trafiggiamo tutti i parenti. Madri, padri, tutti. Giocattoli. Ah! Vero squaletto? Va bene, io vi ringrazio per esserci stati, ricordatevi di condividere il video se vi è piaciuto, oppure se volete far rabbrividire altri con le nostre merende col cavolfiore. Noi come al solito ci vediamo presto e che patatona! No, no, via! E ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie Nadia, ciao a tutti, grazie.